Mossa a sorpresa dei pacifisti non MUOS che sono penetrati all'interno della base americana ed hanno scalato le antenne, eludendo sia la sorveglianza dei militari americani sia delle forze di polizia che presidiano giornalmente i luoghi. Intorno alle 9 di stamani il primo pacifista ha iniziato a scalare gradualmente il traliccio sino a raggiungere un'altezza considerevole di almeno 35 metri. Un'altezza dunque che, oltre a mettere in rischio la sua vita per i pericoli derivanti dal vuoto, subisce bombardamenti derivanti dalle onde elettromagnetiche. Il pacifista a gran voce acclamava, rivolgendosi alla polizia, che gli americani staccassero le frequenze delle antenne. Di fatto io denuncio questo, mancano le istituzioni qua. Al di là della carta, della revoca, chi non deve far entrare gli operai per continuare i lavori? Chi deve? Possono essere degli umili cittadini, delle mamme, dei ragazzini, dei ragazzi, a difendere questa nostra libertà, la salute dei nostri figli? Possono veramente continuare a lavorare? È legale che possono continuare a lavorare di nascosto, pur avendo o ricevendo una revoca ufficiale? Chi lo deve fare? La polizia a controllare? I carabinieri? La forestale? Chi lo deve fare? Ora i cittadini non possono sostituirsi alle istituzioni. La giornata di stamani ha riservato ulteriori colpi di scena. Al pacifista isolato sul primo traliccio ne sono seguiti altri, sino ad essere 6 persone a penetrare all'interno della base. Nella seconda antenna è riuscita a salire perfino una donna che, sullo stesso traliccio nel quale è salita, è riuscita con coraggio a sventolare la bandiera non MUOS. Esodo della nostra pazienza, abbiamo avuto troppa pazienza, adesso la pazienza è finita, dobbiamo cominciare a fare delle azioni dirette purtroppo, perché nonostante abbiamo con tutti i livelli chiesto democraticamente e con molta pace che questi lavori si fermassero, questi, nonostante ci sia una revoca, continuano a lavorare in barba a qualsiasi tipo di orgoglio e di cose, cioè ci hanno trattato veramente come delle pezze per i piedi. Gli attivisti del comitato Mamme non MUOS hanno intanto denunciato che anche il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta avrebbe chiuso l'accordo con gli americani e il governo italiano lo scorso 6 marzo a Roma. Una beffa dunque che ha innescato le ire dei manifestanti all'ennesima potenza. Ficcatelo nel culo, vai a casa tua, coglione, vai a casa tua. Ma che navita? Tua, guerra fondaio, tu e il tuo presidente. A un osso è meglio. E purtroppo la difesa è solo popolare. E ribadisco e comunichiamo questo a tutti, al nostro governo che non esiste, che purtroppo il popolo sarà questa la dimostrazione per tutti. E se succede qualcosa a loro, la nostra protesta sarà senza limiti. Perciò o proteggete questi ragazzi o ci ribelleremo tutti. Mi dispiace, ma il governo deve darci delle risposte. Ma oggi stesso. L'ha detto Antonio Mazzeo e ha fatto un articolo sul giornale. Tutte su silenzio, tutte su mute. C'è un articolo chiarissimo dove Monti, cioè ti hanno chiuso l'accordo il 6 marzo. Oggi al presidio di Niscemi la tensione aumenta sempre di più perché nessuno ci ascolta, né le istituzioni, né il governo, nessuno. E come puoi vedere ci sono dei ragazzi dentro la base perché sono saliti, ma dovremmo essere in maggioranza per entrare lì. Là dentro, perché veramente ci vuole forza. Oggi è la risposta alla violenza che usa lo Stato, usando i poliziotti che sono pagati dai cittadini italiani a difendere gli americani. È ora che il signor Napoletano, che si sente presidente e presidente degli italiani, difenda gli italiani con tutti gli altri politici.